Migliorare la qualità del lavoro perché questa è fonte di autorevolezza per il proprio ufficio. Sarà questo il presupposto con il quale Giuseppe Borrelli si metterà alla guida della Procura di Salerno. Oggi nella Palazzina C, Aula 11 della Cittadella Giudiziaria, la cerimonia ufficiale di insediamento alla presenza delle massime autorità del mondo della giustizia salernitana, insieme anche all'insediamento del nuovo presidente del Tribunale di Salerno, Giuseppe Ciampa. Borrelli ha avuto parole di apprezzamento per quanto riferito sulle sue qualità e si è augurato di essere all'altezza di quanto previsto. Innanzitutto mi fa piacere che mi vengano attribuite ovviamente queste qualità, spero ovviamente di che con la mia condotta possa dimostrare che questa attribuzione che mi viene fatta non è immeritata. Niente, io credo che insomma il procuratore generale ha detto una cosa fondamentale, insomma noi lavoriamo per i cittadini, dobbiamo quindi tutti quanti impegnarci affinché il lavoro quotidiano giudiziario si sviluppi in senso sempre più efficiente. Trattenendosi a margine della cerimonia con i giornalisti, Borrelli si è soffermato anche sulla soluzione del caso Vassallo. No, io non ho detto che vorrei risolvere niente, ho detto che com'è evidente la soluzione di un caso così eclatante quale quello dell'omicidio Vassallo rappresenta un obbligo morale, per un obbligo, come dire, l'impegnarsi per risolvere questo caso rappresenta un dovere morale per la Procura di Salerno come lo rappresenterebbe per qualunque altro ufficio giudiziario italiano, mi sembra. Poi voglio dire, le indagini ovviamente devono fare il loro corso e spero che lo facciano, insomma, diciamo, arrivando a risultati che siano tra l'altro anche poi corrispondenti a verità.